Diventa una figura chiave, uno dei capitoli più significativi, proprio dal punto di vista della spinta motivazionale, presente nel libro La cassetta degli attrezzi, strumenti per il marketing e l'imprenditoria di Giovanni Matera. E allora, Giovanni, cosa vuol dire diventare una figura chiave? Diventare figura chiave, facciamo un esempio. Lavoro in un'azienda, prendo una settimana di vacanze, rientro e nessuno se ne è accorto che io mancavo, sono mancato di una settimana. Là io Non ho lasciato traccia. devo cominciare a farmi una domanda. Quindi l'azienda è andata comunque avanti senza di me, comunque è andata avanti. Quindi là devo cominciare a fare la prima domanda. Là sto cominciando a rischiare il posto di lavoro. Perché se l'imprenditore trova un'altra persona, addirittura di meno, e che invece quando questa persona manca una settimana e tutto si ferma, tutto si blocca, significa che questa è una persona chiave. Beh, dovete sapere che nessun imprenditore è così stupido che va a licenziare una persona chiave. Persona chiave è colui che veramente tutti i collaboratori di Beh, ci cui. sono gli imprenditori stupidi però, che molte volte Ma tagliano il ramo su cui erano seduti, pagando le conseguenze, però. pagando le Pagando conseguenze, le perciò ho detto conseguenze, stupidi. Ecco. sì. Allora, la persona chiave è quella persona su cui tutti i collaboratori si fidano di lui, vedono come punto di riferimento. E questo è molto importante perché io la persona chiave lo definisco il nuovo posto fisso. Perché oggi sappiamo tutti che oramai il posto fisso non c'è più, si può cambiare lavoro da un momento all'altro, però una persona chiave difficilmente l'imprenditore se lo fa scappare. Ma perché? Perché è un punto di riferimento in tutta l'azienda, anche sugli altri collaboratori e tutto quanto. Senza di lui si bloccherebbe un po' tutto. Quindi io invito anche i nuovi, i giovani, a diventare veramente persona chiave. Come si diventa? Formandosi. Cioè io sto facendo lavoro in un'azienda, quando rientro a casa, io dico sempre, è un messaggio che voglio lanciare ai giovani e meno giovani, che finché l'unico strumento di informazione rimane comunque un giornale sportivo, ahimè abbiamo un problema, perché per diventare figura chiave, anche la sera, rientrando dal lavoro, informarsi, leggere una rivista del settore, un qualche cosa, io l'indomani in azienda porto delle novità. Beh, l'imprenditore questo lo vede, e ripeto, nessun imprenditore si permetterà mai il lusso di mandare via una persona del genere.